Era uno che raccontava un sacco di balle, Massimo. In paese lo chiamavano Gillo, lo conoscevano tutti. Era un patacca, dicevano. Un uomo che non avrebbe fatto male a una mosca. Solo un po' spaccone. Poi un giorno, però, è successo qualcosa di terribile. Questa è la storia del mostro di Lizzano. Sono Black Pralin e racconto storie nere. Borgata Cellette di Villa Silvia, a Lizzano, sulla collina di Cesena, gennaio 2000. In una cascina vive la famiglia Predi. Massimo, detto Gillo, un operaio di 40 anni. I suoi genitori, Ezio e Giovanna Valzania, per tutti Anna, entrambi di 74 anni e tutti e due pensionati. La moglie, Maria Carla Piraccini, 40 anni, per tutti Carla. E poi la figlia, Michela, di 12. Massimo lavora come saldatore alla Saicem, una ditta che si occupa di manutenzione di cisterne. Massimo e Carla sono in crisi da molto tempo. In paese tutti sanno che Massimo parla spesso di altre donne. Si vanta di averne una carina per le mani. Ultimamente è sempre attaccato al telefono. L'uomo viaggia spesso all'estero per lavoro e mostra ai colleghi le fotografie delle donne che conosce in giro. Gillo non voleva mai essere secondo a nessuno, raccontano i suoi amici. Se parlavi di una mangiata, lui aveva mangiato di più. Se parlavi di una donna, lui ne aveva sempre una più bella. Massimo è un patacca, come dicono in paese i suoi amici. Tutti sanno che tra lui e la moglie c'è una profonda crisi. Carla è in sovrappeso ed è molto depressa. Si sta curando. Massimo si occupa della squadra di calcio locale. Si vanta di essere il mister. Da una parte racconta a tutti quanto sia bella la sua amante ucraina. Dall'altra parla della moglie dicendo frasi del tipo «Aspetto che passa il camion del rusco per vedere se si piglia mia moglie». Massimo è uno spaccone. Ha 40 anni ma si sente ancora un ragazzo, un burdel, come si dice qui. Ezio e Anna, i suoi genitori, da un po' sono andati via. Sono partiti per Montecatini per delle cure termali. Da qualche settimana anche Carla e Michela sono andate via. Si sono trasferite in Piemonte, come racconta Massimo ai suoi colleghi e amici, aggiungendo che a breve le raggiungerà. Michela non va a scuola alla media di San Carlo dal 12 gennaio. Gli insegnanti hanno provato a chiamare a casa, ma nessuno ha risposto. Poi Massimo è andato a scuola a ritirare la pagella della figlia e ha spiegato ai professori che Michelina ora va a scuola a Torino, dove si è trasferita con la mamma, e lui le raggiungerà di lì a poco. Massimo dice ai suoi colleghi che vuole andare in Trentino, a Folgaria, con un amico per passare 4 giorni sulla neve. Spende molto denaro. Frequenta il Circolo Arci e la Cade Liscio. Ormai per lui la storia con sua moglie è chiusa, nonostante lei stia cercando disperatamente di curarsi, di diventare di nuovo carina, di rimettersi in forma. Gennaio è quasi finito e i vicini di casa notano qualcosa di strano. Nell'orto nessuno ha più raccolto la verdura. Inoltre non vedono più Blob, il pastore tedesco della famiglia Predi. Massimo ha detto loro di averlo portato da alcuni parenti in vista del suo trasferimento in Piemonte per raggiungere moglie e figlia. Ma c'è qualcosa di sinistro che attira l'attenzione dei vicini di casa. Nelle gabbiette del cortile dei Predi, i conigli sono tutti morti. È molto strano che nessuno si sia preoccupato di accudirli, che li abbiano lasciati morire così. Nessuno si è più occupato di loro, neanche Massimo, che sembra essere andato via senza salutare nessuno. Prima lo vedevano, passava sulla sua Mégane Chenic, andava al lavoro, tornava a casa, faceva avanti e indietro. Ora però anche lui non c'è. Sarà in montagna in Trentino, come ha detto agli amici. Un'anziana parente di famiglia ha provato a chiamare più volte a casa Predi. Non aveva risposto nessuno.
Poi una volta aveva risposto il signor Ezio, il padre di Massimo. Eppure lì intorno nessuno lo vede da giorni. Non passa neanche più in panetteria con la sua nipotina. È sabato 5 febbraio 2000, manca poco a mezzogiorno, quando arriva una chiamata al 112. Una voce anonima dice una frase che fa gelare il sangue. «Perché non andate a cercare i predi, che sono scomparsi da metà gennaio?» Poi riaggancia. Una pattuglia dei carabinieri arriva alla cascina della famiglia Predi. I militari aprono la saracinesca del garage, dove c'è parcheggiata la Fiat Uno del signor Ezio. Fanno un giro attorno alla casa ed entrano nell'abitazione. Notano alcune macchie scure sulle pareti, in diverse stanze. In casa però non c'è nessuno. È tutto in ordine. Il giorno dopo ritornano nel garage dove c'è parcheggiata la macchina del signor Ezio. I militari spostano l'auto e trovano il coperchio di una botola. Si tratta di un pozzo artesiano. Ci sono delle tracce che sembrano ematiche, che arrivano fino lì, al pozzo. Qualcuno ha tentato di pulirle, ma non ci è riuscito. I carabinieri aprono quel pozzo e quello che vedono è agghiacciante. Accatastati uno sull'altro, ci sono i corpi del signor Ezio, di sua moglie Anna, quello di Carla e quello della povera Michela. Sono stati uccisi tutti, a martellate, e poi buttati nel pozzo. Michela deve essere stata uccisa per ultima. Intanto Massimo Predi è irreperibile. I carabinieri pattugliano la collina, ma di lui non ci sono tracce. In procura a Forlì viene organizzata una conferenza stampa. Il procuratore Luigi Russo spiega che nell'abitazione sono state trovate delle tracce di sangue, ma non segni di colluttazione. Il sostituto procuratore, Monica Galassi, sostiene che Massimo Predi potrebbe essere forse un'altra vittima, forse è stato ucciso anche lui. Ma qualcuno in paese dice che non è possibile. È stato visto andare con la sua auto verso Cesena. Man mano che passano le ore, Predi diventa un ricercato. Un amico del signor Ezio aveva ricevuto una telefonata dall'uomo che gli aveva detto di essere a Montecatini in vacanza. Ma l'amico dell'anziano aveva notato qualcosa di strano. Certo, era una voce che somigliava a quella di Ezio, ma non era lui. Emerge che Massimo Predi avesse parlato ad alcuni amici di una ragazza ucraina, Elena, conosciuta in un locale, che era ritornata da poco nel suo paese. Predi aveva affittato un bilocale a Cesenatico dove passava del tempo insieme a lei e aveva già prenotato un volo di sola andata Milano-Kiev. Avendo la doppia firma sul conto che condivideva con il padre, ha sperperato tantissimo denaro, svuotando letteralmente le casse di famiglia. La madre di Carla, la signora Nicoletta, è disperata. Non fa altro che tormentarsi pensando alla fine tremenda che ha fatto la sua nipotina. Dice: Michela era una figlia così amata. Lui se la portava sempre in giro. Era la cocca di papà. Anche il preside della scuola, il signor Pasini, racconta che Michela era brava, studiava e aveva tanti bei voti. Il papà poi andava sempre a colloquio coi professori. Le stava dietro ed è andato anche a ritirare la pagella a fine gennaio, quando ai professori aveva detto che l'aveva trasferita in una scuola media di Torino, perché ormai si sarebbero trasferiti definitivamente lì. Quando i carabinieri sono entrati nella camera da letto matrimoniale, hanno rilevato degli schizzi di sangue sul muro. E anche sul materasso, che era stato girato al contrario, c'è un'altra grande chiazza scura. Al primo piano c'è la cucina. Qui Predi deve aver ucciso il padre e la madre, con due martellate ciascuno. Tre martellate le ha date sulla fronte di sua moglie, che era a letto, e poi si è scagliato come una furia sulla piccola Michela, che ha tentato disperatamente di scappare. Lo si evince dal muro coperto di schizzi di sangue, che testimoniano il suo tentativo di fuggire. Si è resa conto di tutto, Michelina. Ha capito che suo papà voleva ammazzarla. Predi ha poi tentato di ripulire il sangue sull'intonaco con una spugna, ma non ci è riuscito.
Gli inquirenti scoprono che il 12 gennaio il signor Ezio era andato in banca e aveva scoperto che sul conto non c'erano più soldi, così aveva sicuramente chiesto delle spiegazioni a suo figlio. Deve essere stato a quel punto che Massimo Predi ha ucciso suo padre e poi sua madre, poi sua moglie e Michela, sua figlia. Sabato 5 febbraio, alle 3 del pomeriggio, Predi si trova nell'autosalone Auto Elite di Cesenatico, dove vende la sua Mégane Scénic, ottenendo due assegni da 10 milioni di lire. Il lunedì, Predi viene filmato da una telecamera di videosorveglianza della cassa di risparmio di Mezzano, dove tenta di incassare un assegno. Ma le sue foto sono su tutti i giornali. È ricercato. L'impiegato lo ha riconosciuto e, fingendo di doversi assentare un momento, ha chiamato i carabinieri. Predi però si è insospettito ed è riuscito a scappare. Il direttore della banca lo ha visto fare l'autostop. I carabinieri scoprono che ha comprato, in un'agenzia di viaggi di Cesena, un biglietto aereo per l'Ucraina, che ormai è inutilizzabile, tutti lo stanno cercando. Il fratello di Ezio, Edoardo, è disperato. Vuole che lo prendano. Vuole sapere se davvero è stato lui. Sono le 6:30 del mattino di sabato 12 febbraio, quando durante un controllo Predi viene fermato a Bari, alla stazione. Quando gli chiedono i documenti, lui cerca di abbassarsi il cappellino di lana sugli occhi e poi tenta di raccontare l'ennesima balla. «Sono croato, non capisco bene l'italiano» e spiega di non avere i documenti. Probabilmente vuole imbarcarsi per l'Albania per raggiungere Kiev, per andare da Elena. Predi viene identificato e portato in carcere a Bari. Al momento dell'arresto ha con sé un cellulare, i documenti, carte di credito e assegni per 20 milioni di lire. «Lo so, è difficile far credere che io non c'entro, ma lo giuro, io non c'entro con questa storia, sono innocente». Predi è arrivato a Bari col treno il giovedì sera alle 23:30 ed è rimasto nella sala d'attesa. Indossava una tuta e un berrettino di lana. Ha cercato di mischiarsi agli extracomunitari che bazzicano alla stazione. Agli inquirenti racconta: «Ho girato l'Italia senza motivo, senza meta. Sono scappato perché ero sicuro che se fossi rimasto avrebbero incolpato me. Li ho trovati tutti morti e li ho messi nel pozzo. Sono andato a Roma, alla stazione Termini, ho preso il treno per Bari, non sapevo dove andare». Lo stesso giorno in cui Predi viene arrestato, ci sono i funerali dei suoi genitori, di sua moglie e della sua bambina. A Michela hanno messo il vestito della cresima. Il vicario generale di Forlì, signor Dino Zappini, dice: «Anna Carla, Michele ed Ezio avevano fede, credevano. Quindi un'invocazione a Dio c'è stata sicuramente in quel momento. Sapevano che per quanto ci sia chi distrugge, Dio è il nostro Redentore». Ad un certo punto prende la parola al microfono un'amica di Michela. Le sue parole sono strazianti. «Michelina aveva paura della morte». Un'altra dice: «Adesso che sei diventata un angelo, aiutaci a capire. Da noi non è più la stessa cosa, il tuo banco è vuoto da 20 giorni. È sparito il tuo sorriso. Adesso ci sono solo le nuvole grigie». Sulla bara della piccola Michela, un cuginetto e la zia hanno lasciato un bigliettino che dice: «L'unica cosa che speriamo è che tu non abbia visto con i tuoi occhi. Farebbe un po' meno male pensarlo». Fuori dalla chiesa, i commenti contro Massimo Predi continuano. «Scappava dall'amante. Ormai aveva perso la testa per una puttana. Era solo uno sbruffone, ma di così ce ne sono tanti in giro, anche da queste parti. Ma perché ucciderli? Che vigliacco che è stato». Predi, per difendersi, ha ripetuto sempre la stessa storia. Poi ha aggiunto: «Sono confuso, non ricordo bene». Questo è uno stralcio delle sue dichiarazioni. «Era la sera del 12 gennaio, sono tornato a casa tardi, ricordo che era buio da un pezzo.
Nell'appartamento di mio padre, anche nel mio, al piano di sopra, non c'era nessuno. Ho visto il sangue sui pavimenti e sulle scale, ho seguito la traccia che portava fuori e poi al garage. Ho visto tutto quell'orrore fino al pozzo. No, il pozzo non l'ho aperto, non ho visto nessun cadavere. Perché sono scappato? Non ricordo bene, avevo paura. Non sapevo dove andare, ma sono andato via. Perché non ho chiamato i carabinieri? Non ricordo. Ora che me lo chiedete, sì, ricordo che forse ho pulito la casa prima di andare via. Ho lavato dove c'era il sangue. La mia nuova ragazza? Sì, esiste, ma è qualche mese che non la vedo. Io penso sempre alla mia bambina, che è la cosa più bella del mondo. La mia Michela era la persona a cui volevo più bene al mondo. Io non sono stato. Non ho sterminato la mia famiglia. Sono troppo confuso, non voglio più dire nulla. Massimo Predi piange e continua a contraddirsi. Il sostituto procuratore Monica Galassi gli chiede: ammette gli addebiti? Lui però respinge ogni accusa. Continua a sostenere che non ha avvisato i carabinieri perché era disperato e perché aveva molta paura. Non sa spiegarsi perché abbia pulito il sangue. Secondo il sostituto procuratore Monica Galassi, che dirige le indagini, il movente è stato questo. Predi si è innamorato di una donna originaria della zona di Kiev. A tutti mostrava la foto di questa Elena. Tra tutte le balle del Patacca, questa era l'unica verità. Voleva vivere con lei. E spendeva tutti i soldi per regali, cene e vestiti. Voleva riscattarla dal suo protettore. Ha raccontato di aver pagato 16 milioni per liberare la sua compagna dalla mafia russa. Al padre ha sottratto un centinaio di milioni di lire, tutti i prelievi fatti dal conto del signor Ezio e anche da quello che aveva insieme alla moglie. Un milione alla volta, una volta alla settimana. Carla non se n'era accorta, ma i suoi genitori sì, e il signor Ezio era andato su tutte le furie. Dopo aver ucciso i genitori, la moglie e la figlia, ne ha avvolto i cadaveri in alcune coperte e lenzuola. Poi ha girato al contrario il materasso imbrattato di sangue. Ha fatto scivolare i corpi uno a uno per le scale, si è lavato e prima di uscire ha preso tutto l'oro che c'era in casa. Il 17 gennaio si trovava a Cesena, dove ha dormito all'hotel Savio. Qui è rimasto fino al 21 gennaio, pagando in contanti e mangiando tutti i giorni al ristorante. Aveva deciso di scappare verso l'Ucraina, di andare da quella che continua a chiamare la mia donna, Elena, che non vede da 6 mesi e non sente da 2 settimane. Elena l'ha conosciuta in un locale sulla riviera romagnola. Poi Predi ha prenotato il volo e ha mentito quando ha detto agli amici che sarebbe andato in Trentino. È sempre rimasto lì nei dintorni di Cesena. Voglio sapere. Voglio sapere chi ha ucciso i miei cari. Volevo molto bene alla mia bambina. Era la cosa più importante che avessi. Eppure le ha sfondato la testa con 8 colpi di martello. Nel giugno del 2004, Massimo Predi viene condannato in Cassazione. Fino al processo di primo grado ha scritto diverse lettere allo zio Luciano, dicendo che non c'entrava niente, chiedendogli di portare fiori alla sua bambina. Ma il signor Luciano gli ha risposto soltanto una volta. Smettila di raccontare bugie. Tra noi non ci sarà mai un dialogo. Nel dicembre del 2008, la casa della famiglia Predi, in via Casalecchio a Lizzano, viene venduta dopo essere rimasta sotto sequestro fino al 2007. Luciano Predi, il fratello di Ezio, dice che si tratta di una piccola consolazione. Quella casa tornerà in vita. Ha rappresentato un luogo di morte, ma anche un luogo di tanti giorni felici. Gennaio del 2021. Massimo Predi ha quasi 60 anni e può chiedere la semilibertà. Chi viene condannato all'ergastolo, trascorsi 20 anni di carcere, può chiedere di poter accedere alla semilibertà. Ha la possibilità di lavorare per alcune ore all'esterno del carcere,
svolgendo attività lavorative o istruttive per il reinserimento sociale. Chi fruisce di questa possibilità deve far ritorno in cella per la notte e rimane chiuso in carcere quando non lavora. Nel 2021, per Massimo Predi, è passato l'arco di tempo minimo per poter chiedere questa misura al Tribunale di Sorveglianza. Predi è sempre stato un detenuto modello, dalla condotta esemplare. Nel frattempo, si è anche laureato. Nel 2020 è stato trasferito in provincia di Pisa, dopo aver passato molto tempo nel carcere di Parma. Chissà se ora, almeno con se stesso, è sincero, o se continua a raccontarsi bugie, come un patacca, fingendo di non sapere, fingendo di non essere lui il mostro che ha sterminato la sua famiglia.